Quali sono le sue aspettative e com'è stata la sua prima impressione appena arrivato in città? Le mie aspettative sono quelle che tu mi hai posto una domanda. Spero che riusciamo a regalare una squadra che giochi bene a calcio, che faccia risultati, che facciano stare bene i tifosi, che facciano stare bene noi come squadra e che creano entusiasmo. Quindi io sono arrivato qui, in questi quattro giorni devo essere sincero, mi sono ambientato subito con tutto l'ambiente, non conosco ancora giustamente bene la città, ma mi ripropongo, spero, una volta ottenuto degli ottimi risultati, di vivere bene anche la città, perché poi anche per me è fondamentale avere un rapporto, oltre che lavorativo, anche un rapporto con la città, con le persone e con i tifosi. È presto per parlare di tattica, come appena detto è qui da solo quattro giorni, ma parliamo di uomini. Ha a disposizione uno spogliatoio di giocatori di talento e giovani di grandi ambizioni? Sì, abbiamo una squadra, ripeto, come ho detto in conferenza, che ha bisogno di essere toccata nei tasti giusti in questo momento, perché la qualità indubbia in più di qualche calciatore c'è, in altri calciatori c'è la concretezza del proprio ruolo che per tanti anni hanno fatto, e quindi oltre che aggiungiamo che c'è anche un buon numero di ragazzi dove si può lavorare bene. Quindi queste sono le prime impressioni che ho avuto io. Io vedo una squadra che può sicuramente regalare soddisfazioni. Tocca a noi come staff, tocca ai ragazzi uscire adesso veramente al massimo e cercare, ripeto, di dare quel senso di attaccamento, di voglia, di determinazione per superare un momento iniziale negativo che c'è stato. A prescindere dai risultati fin qui conseguiti, sembra che i giocatori fossero troppo intrappolati tra i tecnicismi, avessero poca fantasia, poca libertà di divertirsi. È importante divertirsi anche quando si gioca a pallone? Per me è fondamentale. Io credo che quando un giocatore approccia l'allenamento, approccia la settimana di lavoro con la voglia di stare sul campo piuttosto che, ecco, col piacere proprio di lavorare, perché alla fine il calcio deve essere anche responsabilità, perché si è professionisti, però si devono dare delle risposte a una società, a una tifoseria, quindi si devono portare risultati, però deve essere anche amato ancora come un gioco. Quando si miscelano queste due situazioni, che si ha il piacere di lavorare, di allenarsi, e la grande voglia, la determinazione di portare risultati con professionalità nel comportamento e nel lavoro e nell'educazione calcistica, secondo me si fa bene. Potenza è sempre uno squadrone, ok? Ci siamo.